Ecco, noi abbiamo voluto così presentare oggi il Festival del Cambiamento. Lo chiamiamo Festival perché sarà un numero che ogni anno avrà un suo perché. Il cambiamento perché viviamo in un'epoca di grossi cambiamenti di cui la pandemia ha dato un'accelerazione oltre misura e di conseguenza bisogna affrontarla. Per cui i temi che verranno affrontati sono importanti, i relatori. Come abbiamo sentito, relatori internazionali di tutto il mondo, oltre che quelli italiani, oltre che il nostro governo, la nostra regione, le nostre istituzioni locali, ci sarà un dibattito nei vari temi. Come affrontare questo grande cambiamento che la pandemia ha accelerato? L'e-commerce sta correndo, la crisi energetica, il cambiamento climatico che va preso veramente sul serio perché sta cambiando la vita di tutti noi, sta cambiando i raccolti, le carestie, le siccità, l'energia che appunto ha quadruplicato i costi, anche lì ci sarà un'accelerazione verso fonti alternative, non basta comprare il petrolio anziché in Russia da un'altra parte, ma bisogna creare strutture che negli anni passati qualcuno ha cercato sempre di ostacolare. Per cui il risultato che non ci aspettiamo è che vengano un po' date delle indicazioni sia al mondo economico sia al mondo politico di come affrontare queste nuove sfide. Batta al Festival del Cambiamento perché il nostro corpus aziendale e strategico globale è a Better Tomorrow. A Better Tomorrow quindi ha insito la trasformazione e il cambiamento. Pertanto ci è sembrato la giusta collocazione per iniziare la nostra avventura qui a Trieste. Perché è molto importante anche il ritorno sul territorio dei nostri contributi, di quello che facciamo. Abbiamo contribuito a questa idea del dottor Paoletti con grande soddisfazione, perché è vero che le nostre risorse sono state assorbite quasi completamente negli scorsi anni dalla pandemia e dal disagio sociale, però dobbiamo anche badare al ritorno economico sul territorio. La Fondazione Castelltrame di Gorizia ha appoggiato con convinzione questa progettualità perché il cambiamento è indispensabile, siamo tutti convinti e noi vogliamo partecipare al cambiamento nella logica dello sviluppo economico e sociale del territorio.